Buonasera, io sono Moreno Pinto, rappresento l'azienda Vivai De Laurentiis con sede a Casoli in provincia di Chieti. Io faccio parte dell'AMBE, naturalmente del consiglio dell'AMBE, e ho creduto sin dall'inizio in questo diciamo, esperimento, in questa famiglia, chiamiamola così, vivaistica. Io vengo già da un'altra esperienza abruzzese che è l'Assoflore, l'Associazione Vivaisti Abruzzesi. E nel nostro regione il vivaismo è un settore che sta crescendo molto velocemente, anche grazie all'associazionismo. E in questo è stato fisiologico confluire nell'AMBE, dove ce la mettiamo tutta per far sì che il nostro settore venga conosciuto e venga tutelato. È indubbia l'importanza della nostra associazione dell'AMBE, sia nel mondo politico, anche perché è l'unico interlocutore nel mondo vivaistico nel momento, ma soprattutto nei rapporti esteri con le problematiche sia fitosanitarie che commerciali che ci sono al momento, è l'unica associazione che realmente può fare qualcosa. Questo non da meno per quanto riguarda la commercializzazione, con la presenza nelle fiere più importanti sulla piazza europea, e soprattutto anche altri rapporti con altri servizi fitosanitari, creando anche una rete di servizi per i propri associati, con convenzioni con diverse aziende del settore che facilitano la commercializzazione e i rapporti tra le varie aziende. Questo è molto molto importante, perché senza un'associazione come la nostra non ci potrebbe essere questo rapporto tra i vari, e perché no, anche in modo da interagire con i vari produttori di tutte le regioni italiane e capire realmente quali sono le problematiche di ogni settore di produzione e di ogni tipicità del posto. Con questo l'associazione ha pensato bene di mettere in linea un sito internet e di creare una rete di newsletter, in far sì che tutti gli associati in tutte le zone d'Italia, parliamo di circa 1000 associati, hanno la possibilità di ricevere informazioni dettagliate e del momento riguardo sia alle problematiche fitosanitarie, sia ai servizi delle aziende convenzionate, sia delle problematiche del settore e quello che l'associazione sta facendo per portare avanti tutto questo.